In sintesi, il ricordo più bello legato all'attività cestistica di Marco Caprari. Ma guarda, ringraziando Dio sono veramente tanti. Faccio fatica a ricordarne uno perché ho vissuto veramente esperienze e spero di continuare a vivere altre esperienze di grosso spessore e di grossa importanza. Ricordo Brindisi, Pesaro, Trapani, Capo Orlando, ormai ci vivo, quindi comunque sono tutti momenti indimenticabili e ripeto, spero siano ancora altrettanti. Canestro più importante te lo ricordi però? Ma penso che il canestro più importante sia stato la finale di B2 che abbiamo fatto a Cefalù, in gara 3 a Cefalù, perché penso sia stato il canestro che, essendo in trasferta, essendo una finale promozione, penso sia stato il canestro che ha messo a me un po' sulla cartina geografica, diciamo, dei giocatori importanti e mi ha dato anche a me quella sicurezza comunque di poter poi essere sempre determinante nei momenti che contano. Quando iniziate a giocare a pallacanestro? Ma ho iniziato a 9 anni e mezzo, quindi ormai parecchi, parecchi, parecchi anni fa. Primo canestro reale, te lo ricordi? Ce l'hai ancora in mente? No, sinceramente no, perché fra mini basket, poi quando facevo gli allievi giocavo anche con i cadetti, quindi un po' categorie mischiate, era un po' un sacco di campionati, un sacco di partite, faccio fatica a ricordarlo. Progetti per il futuro? Ma per ora il progetto per il futuro primario è quello di riuscire a fare un campionato di vertice qui a Reggio Calabria con la Viola, perché la società se lo merita, la piazza se lo merita, mi hanno accolto con grande entusiasmo, stanno tutti attorno alla squadra con grande desiderio di vittoria e di rivincita per la finale persa lo scorso anno. Quindi per ora sono concentrato veramente in toto per questo obiettivo e poi a giugno vediamo in base ai risultati, a quello che succederà, deciderò il mio futuro. Ma chiaramente mi piace molto vivere il presente perché non mi guardo mai indietro per quello che riguarda il passato, non mi piace guardare troppo avanti perché poi si perde di vista il piacere del presente, che poi è la cosa secondo me che conta più di tutti. Dove è uscito il soprannome Boom Boom? Boom è uscito grazie all'ora speaker di Capo Orlando, Antonio Puglisi, che è un mio carissimo amico, uno dei miei più cari amici, che un bel giorno decise di dava un cognome a ogni componente della squadra e decise quel giorno che il mio soprannome doveva essere Boom Boom. E quindi da quella volta è stato così. Non ti nascondo che all'inizio non ero affascinato da quel soprannome, però oggi mi rendo conto che col senno di poi devo ringraziarlo perché veramente è un soprannome che identifica perfettamente. Cioè, associa perfettamente il mio nome Marco Capari con il soprannome Boom, è associato perfettamente, quindi aveva ragione lui. Ogni cannoniere viene chiaramente molto spesso paragonato, quello magari è simile a Mario Boni, quello è un altro giocatore. Tu, in questi anni di carriera, a chi sei stato paragonato? Ma paragonato, ti dico la verità, non lo so. Posso dirti i giocatori per i quali impazzisco fin da bambino, e chiaramente a parte Jordan, che è un po' un'icona, una cosa un po' al di fuori. Poi io sono cresciuto con Magic Johnson, Larry Bird, quindi comunque ho vissuto tutto l'excursus della pallacanestro vera. E sicuramente i giocatori che mi hanno sempre affascinato di più sono Ray Allen e Reggie Miller, in quanto tiratori eccezionali a livello mondiale, a livello planetario. Sono quelli che mi eccitano ancora oggi nel guardarli, nel seguirli, e chiaramente sono sempre stati i miei punti di riferimento. Però obiettivamente paragoni non saprei dirti. Quando invece i bambini alla scuola di basket viola tirano alla Marco Caprari, che cosa pensi? Ma gli auguro di innamorarsi di questo sport come è capitato a me, perché comunque la cosa fondamentale è sempre farlo con molto amore e molta passione. Io ho avuto la fortuna di avere il primo allenatore e poi successivamente tutti gli altri che hanno avuto sempre la capacità di farmi innamorare, di farmi fare qualsiasi posto, qualsiasi cosa per poter andare a fare una partita, un allenamento. E mi auguro che fin da bambini loro capiscano l'importanza del divertimento, del gioco e dell'amore per la pallacanestro. Poi il resto, piano piano, se deve venire fuori, verrà fuori da solo.